La redazione sceglie argomenti in questo momento con il dottor Antonio D'Aquilio, medico cardiologo. Andiamo a parlare delle malattie cardiovascolari della terza età, come prevenirle, come trattarle e in caso come scoprire di averle. Dottore, intanto benvenuto. Allora, nella premessa che ho fatto prima, voglio dirla anche adesso in video, volevo un attimo dire questo. È importante, prima di arrivare alla terza età, sicuramente, che tipo di stile di vita si è fatto. Io sono particolarmente colpito da questo argomento perché probabilmente ho perso in età un po' prematura sia la mamma che il papà per probabilmente un loro stile di vita non top. Adesso che ho la fortuna di avere un po' più di cultura, quel poco che serve, grazie a questo lavoro, e lo dico anche a chi ci guarda e chi ci ascolta, posso capire che se ti dicono meglio bere 2-3 litri d'acqua al giorno, se ti dicono che meglio avere un po', fare un po' di attività fisica, quindi camminare in una certa fascia di età o anche fare un po' di sport in altri tipi di età, e se ti dicono di evitare di mangiare troppo pesante, di evitare di mangiare tonnellate di carboidrati a pranzo, a cena, la pasta, la pizza, il bere e quello, il fumo e quello e quell'altro, già arrivare alla terza età sapendo prima che tipo di vita si è condotta, insomma, non sarebbe male. E purtroppo sono cresciuto con dei genitori che hanno fatto tutto l'opposto, quindi un segno su quello che poi è accaduto rispettivamente all'uno e all'altro purtroppo c'è, e di questo, insomma, mi dispiaccio molto, perché se avessi potuto consigliare loro prima qualcosa lo avrei fatto. Poi so, perché non ho fatto in tempo, no? Che a un certo punto scatta l'obbligo della cardioaspirina, queste cose che ho sempre sentito, però adesso approfondiamo con quello che realmente è detto da un professionista, da un dottore come lei. Da dove vogliamo partire? Ma dalla prevenzione, probabilmente, che è l'argomento che più interessa. Diciamo che negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, l'aspettativa di vita è notevolmente aumentata. E rispetto agli anni 70-80 anni, la vita si è spostata in avanti di 10 anni, e questo è dovuto principalmente a un notevole progresso sia nella cura che nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, principalmente anche della prevenzione. Per quanto riguarda la prevenzione, è essenziale, in quanto, tu mi stai dicendo di tua madre, un corretto stile di vita e una correzione di sbagliate abitudini alimentari sono fondamentali per poter giungere poi a un'età avanzata in buona salute, in relativa buona salute. Diciamo, il predottore sicuramente sì. È come mangi, stile di vita fai, quanto riposi bene o male, esatto. Se fumi, non fumi, esatto. Se fai sport, se bevi acqua. Acqua, sì, diciamo, anche. Certamente. O no? Acqua, diciamo, acqua non esageratamente, sennò poi per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, diciamo, l'introito di acqua non è fondamentale. Fondamentale invece delle corrette abitudini alimentari, questo è importantissimo. È importante mantenere un certo tipo di attività fisica, anche nell'anziano può essere effettuata, specialmente nell'anziano. E poi abolire alcune la lotta al sovrappeso, mantenere un adeguato peso corporeo è fondamentale. E la lotta al fumo, che è essenziale, e anche per quanto riguarda le abitudini alimentari, il vino ha un effetto bifasico: a piccole dosi, diciamo 2 bicchieri di vino al giorno, una pranzo, una cena nel maschio e la metà nella donna, ha effetti benefici apparato, addirittura cardiovascolare, si associa a un miglioramento dell'apparato vascolare, mentre invece superando queste dosi aumenta l'incidenza di problematiche cardiovascolari, tra cui ipertensione arteriosa, infarto, ictus e diabete. Una cosa che mi preoccupa, certe volte io lascio la tazzina del caffè dopo averlo bevuto la mattina, sì. Lo trovo la sera che nella tazzina è totalmente incrostato, e là sì. Mi viene una paura incredibile, dico, ma non è che
il caffè non è un fattore di rischio importante. Ah, ok. No, il caffè no. Meno caffè male, no. Va, vedi. Diciamo è possibile anche 2-3 tazzine di caffè al giorno. Quindi non va a creare problemi nelle vene, diciamo. No, non è un problema particolare, diciamo. Quindi il vero problema sono poi le vene, il sangue. Le arterie, il maggior problema è dovuto all'aterosclerosi. L'aterosclerosi è la malattia che provoca l'infarto, l'ictus e l'arteriopatia a livello degli arti inferiori. E i fattori di rischio per questa patologia sono l'ipertensione arteriosa, l'obesità, il fumo, il diabete e il colesterolo aumentato. Su questi fattori si interviene sia farmacologicamente con farmaci che con appunto corretti stile di vita. Per quanto riguarda l'alimentazione, ormai sappiamo tutti che la dieta mediterranea è quella che è più consigliata. La dieta mediterranea è una dieta che predilige la frutta, i legumi, la verdura e anche le fibre. E ricordiamo poi, ma sempre facendo tante interviste, soprattutto di stagione, evitare di prendere frutta e verdura non di stagione. Certo. E la dieta mediterranea usa l'olio di oliva e non la margarina o altri tipi di olio. E la dieta mediterranea, diciamo, è importante assumere una moderata quantità di pesce, 1-2 pesci a settimana. Invece bisognerebbe limitare l'assunzione di acidi di alimenti di origine animale. E quindi non troppa carne, non troppo burro, non troppi dolci, latte parzialmente scremato, poche uova. Ecco, già questo tipo di dieta, ovviamente che deve essere anche regolato dal punto di vista della quantità più della qualità, è in grado di prevenire molte malattie cardiovascolari Anche la lotta all'obesità, il mantenimento del peso corporeo è essenziale, e il soggetto che mantiene un adeguato peso corporeo, cioè che non è in sovrappeso, è meno soggetto a diabete, dislipidemia, ipertensione arteriosa e problemi anche legati nell'anziano all'apparato muscolare, scheletrico. Il paziente è anziano, spesso artrosi, poliartrosi, per cui anche l'obesità può essere un aggravamento di queste problematiche. E infine l'attività fisica è fondamentale, perché mantiene un benessere fisico, un migliore stato di salute, e anche importante dal punto di vista psichico e psicologico. L'anziano che esce non è solo in casa, non è depresso, non si sa per colpo suo, ma esce e parla con altri vecchietti e si fa una camminata è importante, ovviamente commisurata all'età del paziente. Bene, dottore, io intanto le dico che in questi 10 minuti abbiamo già detto le cose più importanti riguardanti la prevenzione. Adesso c'è la parte finale, che è quella un po' che potrebbe un po' preoccupare, cioè in caso come scoprire di avere delle problematiche cardiovascolari. Allora, diciamo che non esistono dei sintomi che sono specifici per le problematiche cardiovascolari o principalmente specifici per l'anziano. Quindi misurazione della pressione. Misurazione della pressione non è tanto un sintomo quanto è un rilievo di un parametro. Diciamo, i sintomi sono principalmente l'affanno. Questi sintomi non sono specifici della cardiopatia dell'anziano, ovviamente, ma si trovano anche nel soggetto adulto o nel giovane. Infatti, cioè, mia mamma, 63-65 anni, faceva le scale e diceva: esatto. Ho l'affanno. Esatto. L'affanno è il sintomo principale, uno dei sintomi più importanti del problema cardiologico. Nell'anziano spesso i sintomi sono atipici e sfumati, perché l'anziano spesso, proprio per questo aumento di aspettativa di vita a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, nell'anziano il cardiopatico non è più un cardiopatico puro, ma un cardiopatico che ha anche tutti gli altri acciacchi dell'avanzato. Quindi un cardiopatico è spesso anche un broncopneumopatico, un bronchito cronico, un enfisematoso, ha problemi neurologici e problemi di tipo digestivo. Quindi la dispnea, l'affanno, spesso può essere mascherato. Non si sa bene, il cardiologo non sa bene quanto del problema affanno o fiatone, come dice il paziente, è dovuto al problema respiratorio o il problema cardiovascolare. Comunque l'affanno, la dispnea, detta dispnea, è un segno cardine di un problema di tipo cardiovascolare. Dispnea che è tanto più evidente e quanto più la problematica è avanzata. Andiamo da affanno per sforzi elevati, per sforzi intensi, fino ad affanno che compare sforzi minimi o addirittura anche a riposo. Altri disturbi sono il cardiopalmo, la palpitazione, il paziente che sente battere il cuore in maniera irregolare, veloce e accelerato. Questo è importante perché è indice spesso di aritmie,
fra cui la fibrillazione atriale è quella più frequente nell'anziano. Com'è l'iter più semplice per farsi fare un controllo? Il controllo è la visita cardiologica, dove il cardiologo deve, quindi diciamo, medico di base, visita cardiologica, l'elettrocardiogramma è essenziale. L'elettrocardiogramma fa parte proprio della visita cardiologica. Ecco, questo lo dovete dire anche ai genitori, se state guardando, non abbiate paura, ovvero serve per prevenire, serve, certo, per tenere sotto controllo, certo, la situazione. Uno spesso lo sottovaluta, vi parla una persona che per colpa di tutto questo non ha più una mamma e un papà, quindi insomma, se ve lo dico io, fatelo, certo. Il dottore, poi, per poterlo contattare, eventualmente voleste contattarlo, è 335-82-33-298, il contatto diretto 335-82-33-298. Studio dove? Ospedale Cristo Re, Roma. ok. L'ospedale Cristo Re, che poi è in zona Aurelia? Vicino a Pellegrino Gemelli. Ah, ok, zona su Battistini, Torre Vecchia, Montanario. Vietta Piccola a destra. Vietta Piccola a destra. Conosco. Sì. Ma perché conosco gli ospedali? Io non lo so. C'è un pronto soccorso molto efficace. Che adesso funziona molto meglio di come. Sì, adesso è molto efficace, sì. Vero, sono stato recentemente, Quindi vi dico che le cose sono fatte bene. Grazie, dottor, okay, Antonio D'Aquilio, io la ringrazio. Abbiamo sperato, insomma, speriamo che si sia detto qualcosa di veramente importante. Okay. Pensa sia così? Beh, sicuramente. Lo dovrebbe dire sempre, lei ogni tanto si metta a fare un video e lo metta da solo, per condividere queste cose, perché spesso poi i social vengono utilizzati per condividere solo minchiate. Eh beh, se uno condivide qualcosa di serio per la propria salute, certo, e la salute altrui, non sarebbe male. Grazie, dottore, certo, per essere stato qua. Grazie a lei.